l'italiano Bilotta. La società femminile è più evoluta di quella maschile. Evol pensa. Da sempre sono certo, scrive Bilotta, che la società femminile nella media sia più evoluta della società maschile. Molto tempo fa, durante le riunioni di Evolvenza, ho conosciuto Susanna, Grazia e Cristiana e le ho invitate a scrivere alcune esperienze delle loro vite che mi sembravano importanti. Poi ho applicato alle loro storie l'insegnamento dei maestri sotto forma di note. Mi unisco a Grazia, Cristiana, ringraziandole per la loro storia. In un maestoso abbraccio di sentire mi unisco anche a Susanna De Ruvo, che è trapassata di recente. E leggo a pagina 18. Antonia Locatelli era una donna di un'età indefinibile, direi circa 45 anni, con un fisico forte ed asciutto, quasi mascolino per lo sviluppo muscolare che aveva e che le derivava dai duri lavori manuali che svolgeva senza mai risparmiarsi. Era in Ruanda, dove è stata purtroppo trucidata, da oltre 15 anni, giunta inizialmente al seguito delle suore svizzere presso le quali era stata in precedenza, seguendo una vocazione missionaria, ma senza il desiderio di farsi suora. Aggiunge Bilotta in nota: come ha detto Angelo Roncalli, che fu Papa Giovanni XXIII, durante una manifestazione presso il cerchio medianico K, l'uomo nasce e rinasce per corredimere, per redimere cioè se stesso e gli altri. Come? Coagendo con gli altri. Chi sente questo bisogno si dice che ha la vocazione. E aggiunge: se si sente il bisogno di indossare una divisa per fare del bene, è giusto così. Ma se si è compreso che qualsiasi divisa e quindi qualsiasi organizzazione non sono necessarie per fare del bene, allora si può fare a meno della divisa e dell'organizzazione. Si comincia così a fare del bene da poco e da vicino, come dicono i maestri, senza necessariamente andare in paesi lontani.